cosa a tutti quelli che ci stanno guardando, ok? Se avete il mio numero e sto facendo una diretta e vedete che sono in diretta, non chiamatemi, perché poi dopo la diretta si stoppa e Samara deve ricominciare da capo. Ok, cioè potete aspettare che termino la diretta, tanto durano sempre pochissimo, per poi chiamarmi. Però va bene lo stesso. Nulla, allora. Stavo dicendo, ora risponderò a qualche... aiuto! A qualche domandina sul viaggio, però non tutte perché ho fatto mamma Pippo veramente. Mi ha chiamato Pippo, il tipo di mia sorella, così. Ciao Nico, ieri sono andata all'Olde, mancavi tu. Però non risponderò a tutte perché ho fatto appunto il video YouTube. Ciao Shafi, e per forza, quindi... Beh, dicevo, viaggio fantastico ragazzi, a parte il ritorno sull'aereo che... Veramente ragazzi, cioè delle turbolenze della Madonna, ho avuto talmente tanta paura che non so neanche scrivervi, capito, come stavo. E quindi sto un po' così, un po' bruttino. Cioè il viaggio è veramente terribile, non lo auguro a nessuno. Porca vacca ragazzi. Comunque, sì raga, ovviamente la storia che ho messo del gruppo, cioè del... Mi si dice, la storia che ho messo che mi ha detto come guadagnare online era ironica, nel senso ragazzi, per guadagnare non esiste niente altro che andare a lavorare. Lavorate e guadagnerete. Fine. Ho detto niente che altro che italiano proprio malissimo. Ti è piaciuto Los Angeles? Sì, un sacco. La cosa che ho preferito ragazzi era più la parte spiaggia, quindi Santa Monica, Venice Beach, cioè quello veramente bellissimo, perché comunque è diverso, non lo vedi, cioè veramente è bellissimo Los Angeles, le stelle a terra, Hollywood, questo proprio bello, molto bello, cioè non ti capisce tutti i giorni di vederlo, ma secondo me la cosa più bella di questi posti è la spiaggia, il mare, cioè le spiagge proprio come nei film, lunghissime, quella casettina del, come si dice, non mi viene in mente il nome, del bagnino, tutti colorati, c'è un sacco comunque di gente sempre in giro, è brutto da dire ma ci sono tipo anche... tutte le frazioni, la gente, i gruppetti, chi va in skate, chi va in bici, cioè quello è proprio un'esperienza, bello questo gruffolino qua, sembra che ho il Medusa, un'esperienza veramente bella. Anche tu dovresti andare a lavorare, io lavoro. Fatemi delle domande, raga, se no sto zitta così. Momento più significativo? Allora, siamo andati a Santa Monica e ci siamo messi, eravamo tutti seduti per terra in spiaggia a ascoltare la musica italiana, cioè quindi cose nostre, e guardare la spiaggia di Santa Monica con tutte le montagne russe, comunque il Luna Park illuminato sul mare. E boh, raga, in quel momento io stavo piangendo, cioè giuro che è stato un momento stratoccante. Almeno per me, per gli altri non ho idea. Molto molto figo. Che bello il filtro, come si chiama? Se volete questo filtro andate sul mio profilo ragazzi, che è lì, nel senso tranquilli che non si muove. Ho quasi finito di truccarmi. Belle le unghie, grazie. Allora raga, sono resistite, ce le ho da un pochino, Come si fa ad avere il tuo numero? In realtà non potete avere il mio numero, nel senso è privata come cosa. Ragazzi, non posso dirvi troppe robe, avete già scamato una parte del video YouTube. Ops. Lo vedrete nel video YouTube, ragazzi, non voglio fare altri spoiler che già non doveva esistere questa live, mannaggia a me. Io sempre la solita roba. E non trovo la schiuma per i capelli, mi sto abbastanza nervosendo anche perché devo uscire. Sono in ritardo, come sempre, devo essere alle 3:30 al bar dai miei amici. E ovviamente... ovviamente sono ancora in casa. Vabbè, che segno sei? Sagittario, raga. Dove ti trovi ora? Ora sono a casa mia, nella mia città, nel mio paesino, che ora esco con i miei amici e poi stasera torno in villa dagli altri finalmente, che non sono in villa da un botto. Oh, oh, oh.
Metto così, così mi vedete bene. Scusate, raga, ma cioè, sono stra di fretta, però volevo farla live. Cioè, a me piace parlare con voi. Ciao, Ando, quando cavolo ci vediamo? Il video YouTube, ragazzi, contate che domani lo iniziano a editare. Domani iniziamo a editarlo, lo iniziamo a sistemare, a selezionare le parti, perché ho vloggato un sacco. Non so se fare due video YouTube, adesso vediamo cosa esce. Non so quindi se fare due video YouTube oppure farne uno, però lungo. Adesso vediamo cosa fare. Però secondo me piacerà, cioè fa tanto ridere. Anche perché c'è Mike, raga, Mike fa morire, veramente. A parte che è una persona fantastica, ma fa proprio tagliare dalle risate. Samara non si fa la doccia, non è vero, mi sono appena lavata. Quando fai una diretta su Twitch? Contate, raga, che torno a casa stasera. Quindi domani sera farò la mia live su Twitch, in teoria. Solo che non posso neanche avvisare chi ha TikTok e tutto, raga, non ho più profili, non ho niente. Io spero vivamente che riusciamo a riprenderci il profilo, se no, sincero, cioè, mi dispiacerebbe troppo. Ma non tanto per chi mi segue, ma per i ricordi, cioè, veramente, vabbè, fa nulla. Di cosa si parla il video che posterai? Raga, è il vlog completo di tutto quello che... di tutto quello che ho fatto a Los Angeles, quindi le esperienze, le persone, i luoghi, però in maniera più approfondita, perché comunque, ok, sì, è vero, nelle storie l'ho fatto vedere, anche in video l'ho fatto vedere, ma non tanto, cioè proprio lì ci sono i momenti, ci sono anche cose che non ho mai messo, capito? Quindi top, nel senso bellissimo. A Casarano. Alta Casarano perché mi hanno invitato. È stato bellissimo, ottimamente bellissimo. Sei troppo gentile, grazie. Quando fai la live con Cri? Guardate, raga, domani. Se Cri ha voglia, perché ora sta dormendo, quindi cioè non è che posso dirvi verrà, perché ancora non gliel'ho chiesto. Però se Cri ha voglia, domani la facciamo insieme. Cioè domani la faccio per forza. Mascara, boh, Blossing Beauty. Blossing. Ah. Ok. A me piace mangiare la cacca di cane. Aldo! Ma perché scrivi queste cose? Boh, vabbè. Ragazzi, ho dei capelli proprio di merda! Ti hanno malata TikTok? Ma ciao, buongiorno! Sì, purtroppo sì. Allora, adesso vi spiego perché mi hanno bannato, perché sennò, boh, cioè, sembra che chissà cosa che faccio su TikTok. Mi hanno bannato... mi hanno bannato perché dicono che ho 13 anni, cioè TikTok dice che io ho 13 anni e quindi non posso far parte della community di TikTok, ma non è vero, io ho fatto 18 anni il 20 dicembre, sono più che maggiorenne e boh, non lo so, cioè, non lo capiscono. Comunque ragazzi, ora vi saluto che devo andare un attimo, è una cosa che mi hanno scritto, ho anche chiamato in mille, quindi ora controllo e grazie mille ragazzi, ciao a tutti.